È alta l'attenzione della Guardia di Finanza sugli appetiti della criminalità organizzata sulle risorse del PNRR e gli appalti connessi, lo ha detto il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Guido Mario Geremia, parlando con i giornalisti a margine della celebrazione del 248 anniversario di fondazione del Corpo tenuta al Parco della Biodiversità. Sicuramente l'appetibilità dei fondi è molto alta e lo è anche per la criminalità organizzata, che sicuramente non si lascerà sfuggire l'occasione. Non solo per i fondi in sé per sé, ma anche per tutte le attività connesse agli interventi di appalti e quant'altro che gireranno intorno appunto agli interventi previsti dal PNRR. Tra i risultati dell'attività delle Fiamme Gialle in Calabria emergono quelli relativi al controllo della spesa pubblica e degli appalti e sul contrasto alla corruzione, dati in linea con quelli nazionali. Il Corpo verifica ormai da diversi anni quella che è la spesa pubblica, quindi le uscite dello Stato, l'impiego dei fondi pubblici, sia essi nazionali che comunitari, l'utilizzo e la titolarità ad averli. Questo è il controllo che noi effettuiamo, perché è vero controllare le entrate, quindi quello che entra nelle casse dello Stato, ma è anche vero che bisogna stare molto attenti ed oculati nel vedere come vengono investiti questi soldi, anche perché parliamo del futuro della nostra realtà. Anche sull'indebita percezione del reddito di cittadinanza i dati calabresi rispecchiano il trend nazionale. C'è stata sicuramente una indebita percezione in maniera abbastanza diffusa del reddito cittadinanza, ma così come per le altre agevolazioni fiscali, gli altri bonus che in questi giorni stiamo dibattendo, da quelli dell'edilizia a tutti gli altri. E quindi il controllo è costante, ma non criminalizzerei la Calabria, diciamo, siamo nell'ambito del trend nazionale. Il comandante delle Fiamme Gialle ha posto pure l'attenzione sull'attività di contrasto all'immigrazione clandestina. L'anno scorso, fino ad oggi, abbiamo individuato circa 15.000 migranti che sono approdati sulle coste calabresi. Abbiamo arrestato 132 scafisti, cioè i soggetti che facilitano l'arrivo sulle coste calabresi, e l'impegno è costante sia dalla componente aerea sia dalla componente navale, che vigilano le lunghe coste, perché la Calabria come ben sappiamo, è una penisola, diciamo, è una penisola sul mare dove è in arrivo tutto il flusso orientale, quindi dalla Turchia, dal Libano e dal Medio Oriente sulle coste calabresi.